Maurizio, ma che hai combinato? Cioè, che ho combinato? È stata una faticaccia, eh? Molto, molto, però bella, mi sono divertito, ho tenuto un po' dietro i ragazzi, ma per 18 giri, ma poi dopo Tom aveva un altro passo, andava veramente forte, e niente, però dai, eravamo lì tutti, siamo andati bene tutti, primo, secondo, terzo. Io anche Moritz era lì dietro, quindi un risultato bellissimo. Immaginavo da come sei partito che tu riuscissi a tenere la leadership. Poi cosa è successo? Immaginavo anch'io. E poi la pista è tostissima, poi un po' le condizioni della pista sono cambiate, leggermente il setup è cambiato, erano un po' più avvantaggiati loro, però tu scivolavi un po' di più? Un filino di più dietro, facevo un po' più fatica. Con le gomme come hai concluso, visto che si è parlato tanto di gomme? In finale benissimo, tutti non abbiamo avuto problemi di gomme. Quindi alla fine? Solo in una mancia ho avuto un problema con una posteriore, poi davanti non l'ho neanche cambiate per non rischiare, però comunque alla fine anche le condizioni della pista sono molto impegnative sia per le gomme che per il pilota. Cos'hai fatto in campionato? Fammi controllare. Terzo. Infatti, non male. Terzo, dai, sei a Genk, peccato a Genk, però dai, ci rifacciamo. Ti sei portato a casa abbastanza lì in quell'occasione? In finale abbiamo fatto fatica nelle manche bene, però poi in finale abbiamo avuto un po' di problemi, ho fatto tredicesimo e ti sei un po' giocato. Mancavano punti, se no anche il secondo ci sta, vabbè, comunque va bene, dai. Si va a casa soddisfatti. Ci siamo, sì, pronti per le manche, direi. Complimenti. Grazie ragazzi.